The New Stories. La tua informazione libera. Yannick Sinner lo aveva promesso. Dopo aver visto Matteo Berrettini soffrire a bordo campo nel 2023, gli aveva assicurato che l'anno successivo avrebbero conquistato insieme la Coppa Davis. E così è stato. Con Berrettini, visibilmente commosso a fine torneo, Sinner ha scritto una nuova pagina nella storia del tennis italiano, portando a casa la prestigiosa insalatiera per il secondo anno consecutivo. È il terzo trionfo dell'Italia in 9 finali disputate, il primo risale al 1976. Nonostante un inizio difficile con il deludente esordio di Musetti nei quarti contro l'Argentina, la coppia Sinner-Berrettini ha saputo prendersi la scena. Prima con una vittoria in un doppio decisivo, poi dominando semifinali e finale. Berrettini ha avviato l'assalto con la sua potenza, aprendo la strada al talento di Sinner, che ha chiuso ogni incontro senza lasciare scampo agli avversari. Berrettini, protagonista assoluto del successo con la vittoria nel primo singolare, è il più emozionato nel gruppo tricolore. Il tennista romano si gode la vittoria che sancisce la sua rinascita dopo un lungo periodo condizionato dagli infortuni. In tanti hanno anche notato il gesto di Yannick che, dopo aver conquistato l'ultimo punto che valso la vittoria della Coppa Davis, è stato travolto dall'abbraccio di Filippo Volandri e poi degli altri componenti della panchina, compreso un visibilmente emozionato Matteo Berrettini. In quegli istanti, mentre il team italiano stava festeggiando al centro del campo, saltando e abbracciandosi, Yannick Sinner si è reso protagonista di un gesto che certifica come, oltre ad essere un grande campione, il numero uno del mondo sia anche una grande persona. Il tennista altoatesino, infatti, è andato a stringere la mano a tutti i componenti della panchina olandese. Dispiaciuti per la sconfitta. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.